Massimo, guarda, ho classifica alla mano e sarà veramente una lotta fino alla fine per salire in Serie A, una Serie B raramente così competitiva. E ti chiedo innanzitutto cosa ne pensi di questo torneo così complesso ma così affascinante. Ormai da 2 o 3 anni la Serie B non è più un campionato, cioè, a sé stante, è più un trampolino di lancio anche per i giovani. Poi ci sono società importanti in cui stanno investendo molto, ad esempio il Monza o il Lecce, che comunque sono squadre, ad esempio il Lecce che viene da una Serie A, però no, non è facile imporsi in una Serie B come in questi anni. Quindi ho ad esempio il Brescia, che anche questa squadra è venuta giù dalla Serie A e ha avuto anche loro delle difficoltà. Adesso abbiamo le ultime 7 partite, che sono 7 battaglie, perché giochiamo contro squadre che lottano per la salvezza, per la Serie A, quindi bisogna andare il 100% come abbiamo sempre fatto, anche se in questo momento abbiamo un po' di difficoltà a trovare la vittoria, però penso che i risultati arrivino, perché abbiamo sempre lavorato bene, abbiamo sempre lavorato di squadra e abbiamo un gran bel gruppo, e quindi sono sicuro che le nostre soddisfazioni ce le avremo. Di fatto nasci come giocatore nel Chievo ed è stato bello vedere questa tua crescita da bambino di 8 anni fino al giocatore completo in prima squadra. Quali sono le tappe che ricordi con più piacere di questa tua, insomma, scalata verso la prima squadra? Le tappe che ricordo maggiormente sono proprio da piccolo, perché andavi a giocare senza pensare al futuro, bensì solo a giocare, a divertirti con i tuoi amici. Mi ricordo i tornei che facevo con le altre squadre, ed era la cosa più bella che potessi fare, confrontarmi con squadre come il Milan, che le vedevi in TV. In questa foto sei in compagnia di Niang, se non sbaglio, giusto? Sì, qui stavo facendo il raccatapalle. Era Chievo Milan e ho chiesto una foto a Niang, perché sono tifoso del Milan anche, quindi mi sembrava giusto avere un ricordo del Milan. Questo arrivo in prima squadra, insomma, tu era il tuo obiettivo, ovviamente. Pensavi di arrivarci così velocemente? Perché alla fine, insomma, hai fatto tutta la tua trafila. Ti sei fatta la primavera, hai fatto 3 anni di primavera, però alla fine, insomma, tutto quello che pensavi si è avverato anche abbastanza, regolarmente, no? Cioè, non ci credevo di arrivare fino in prima squadra, perché comunque quando ero giovane tutti dicevano che in primavera, comunque in prima squadra, riusciva ad arrivarci una persona o due, e io non mi ritenevo uno di quelli, e quindi arrivare in prima squadra è stato un traguardo importante che spero solo che continui e non si fermi. Si parla sempre più di questa crisi del calcio italiano che fa fatica a sfornare talenti. Io ti chiedo se è proprio una crisi generazionale, quindi un problema culturale italiano, si fa fatica a investire nei nostri prodotti, oppure effettivamente è veramente complesso, ci sono delle grosse difficoltà per i giovani ad emergere. No, io penso che negli ultimi anni, comunque, e si vede anche dalla nazionale, molti giovani invece vengono considerati maggiormente rispetto a qualche anno fa. Come ricordo, la primavera di 7-8 anni fa, che ha vinto il campionato primavera del Chievo, in uno o due sono riusciti a emergere, a essere a livelli importanti. Secondo me negli ultimi anni si sta facendo un lavoro abbastanza importante sui giovani. Sì, non è facile emergere, perché comunque devi avere talento, ma anche fortuna. Io penso di essermelo conquistata la promozione in prima squadra, perché ho dimostrato comunque in primavera e in tutto il mio arco nel settore giovanile di meritarmelo, con l'impegno, con gli allenamenti e ogni giorno. Per me è stata anche una fortuna comunque che il Chievo sia retrocesso. È stato un po' più semplice, diciamo, ma comunque penso di essermi conquistato. Non è che
da un giorno all'altro sono andato in prima squadra. Sia il talento che la fortuna, ma alla fine il duro lavoro paga sempre, no? Sì, con l'impegno. Io sono riuscito ad arrivarci con l'impegno ogni giorno, arrivando da comunque una famiglia abbastanza umile che lavora tutti i giorni, 12 ore al giorno, mi ha trasmesso questa mentalità. Ci raccontavi durante l'intervista che è stata pubblicata su Sport più che poi nel tempo libero tu invece di stare lì a riposarti o quando c'è stato anche un po' il lockdown l'anno scorso, insomma, uno dei tuoi passatempi è andare anche in officina del papà, giusto? Sì, cioè mio padre è un meccanico, c'ha un'officina sua e l'anno scorso rientrando dal prestito della Fermana, perché comunque in Serie C si era interrotto tutto, per non star fermo e comunque anche per imparare qualcosa, sono andato giù a dargli una mano con mio padre e mio zio, che secondo me mi farà bene. Ti sei meritato sicuramente di arrivare in prima squadra per il tuo talento, ovviamente, perché hai trovato degli allenatori che hanno creduto in te e hanno puntato su di te, ma anche perché anche con queste parole che hai appena detto hai dimostrato sicuramente una maturità che i ragazzi della tua età, vero Teo, difficilmente si trova. Tu hai già la mentalità pronta per essere un professionista e lo si capisce appunto anche dal fatto che ti sporchi ancora le mani più vicino dal tuo papà quando magari potresti andare a farti un giro, insomma, e ne avresti forse anche diritto essendo così giovane, però solo chi ha una mentalità di un certo tipo può arrivare ad alti livelli. Grazie, questo è fuori questo è fuori discussione. È un bel monito anche per i giovani, ah, beh, proprio per la nuova generazione, cioè, no? Assolutamente sì, che sono sempre picchiati, ma noi infatti, giovani, infatti. Insomma, prendiamo anche questi modelli che sono sicuramente modelli positivi.